in diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino, nello spazio Book Sprint Edizioni. Diamo il benvenuto a Francesca Martellino. Ciao, ciao. Francesca. Ciao. Bambini, sconsigli per l'uso. Devo dire che già il titolo del tuo libro è molto molto divertente, come del resto lo è anche la copertina. È molto, è veramente simpatica e divertente, è ricca di gioia proprio, è la rappresentazione ideale di quella che sono del resto i bambini. Bambini sconsigli per l'uso, tu l'hai scritto in realtà un po' di tempo fa, quando è nato tuo figlio. Sì, l'ho scritto quando è nato mio figlio, adesso lui ha 9 anni, però ecco, io l'ho scritto proprio dopo poco che era nato, perché comunque è stato un bambino un pochino difficile perché non mangiava, non dormiva, quindi ho sentito la necessità di scriverlo per smentire un pochino tutti i consigli che mi davano, che non si sono rivelati utili, diciamo, per me, insomma, almeno per me. In quel momento pensavi di avere bisogno di consigli per l'uso e invece era proprio l'esatto opposto. Sì, sì, questo sì. Che cosa succedeva? Che ad esempio ti consigliavano tante cose, che so, sull'allattamento? Sì, sull'allattamento, perché magari mio figlio piangeva, per cui dicevano forse stai mangiando troppo calorico, ma togli questo, elimina quest'altro, quindi io eliminavo tutto, ma in realtà poi non avevo giovamento, non avevo risultati. Oppure anche no, non lo far dormire, il bambino va svegliato quando deve fare la pappa. Io lo svegliavo, lui cominciava a piangere, non si riaddormentava più e passavo la notte in bianco, la giornata anche. In effetti praticamente lo tormentavi. Sì, no, non è che lo tormentavo, però sai, magari uno ha le prime esperienze, le prime armi, cerca sempre Certo. Qualcuno che abbia più esperienza, per cui uno si affida ai consigli. Purtroppo però per ogni bambino è un caso a sé, per cui è impossibile dare un consiglio che sia poi quello giusto, preciso per ogni bambino. Ma tu effettivamente a chi invece ti dava, o chi in generale tende a dare, a dispensare tanti consigli, tu che cosa ti sentiresti di dire a queste persone, proprio a Guarda, tu per tu? Io diciamo che gli direi di non dare consigli assolutamente, perché nel senso sì, magari dei consigli anche generici possono pure andar bene, però senza dare troppi giudizi e senza consigliare delle cose specifiche, perché ogni bambino ha un suo modo di essere, il suo modo di mangiare, di dormire, per cui io incoraggio un pochino i genitori a lasciare che le cose vadano e poi ogni genitore conosce il bambino meglio di chiunque altro, quindi sa benissimo quando lo deve svegliare, quando gli deve dare da mangiare, che cosa dargli, cosa non dargli, quindi insomma io cerco un pochino di incoraggiare, non voglio dare consigli, ma voglio incoraggiare i genitori a essere più tranquilli, insomma. Anche perché in effetti giustamente è una mamma che ancora non è mamma e magari lo sta per diventare, ha un'ansia incredibile, pensa oddio, saprò essere una buona certo, mamma, come certo. andrà, che cosa farò, sì. saprò in grado di riconoscere le sue esigenze, sì, e soddisfarle. Perché poi ecco, l'ansia viene sicuramente, io faccio anche cito anche i giorni, diciamo il periodo precedente anche il parto, perché di solito quando la donna è in gravidanza escono fuori i racconti peggiori, tutte le amiche ti raccontano le cose peggiori che succedono a un'amica, alla zia, alla cugina, il parto che va male, il cordone intorno al collo del bambino e quindi ti spaventano letteralmente, cioè, assolutamente sembra sì. di andare al patibolo più esatto. che andare a partorire un bambino. Esatto. Quindi poi l'approccio in effetti potrebbe anche essere sì. negativo, già nel momento in cui vai a partorire già lì può essere una catastrofe, perché tu invece che sentirti abbastanza rilassata e pensare che in effetti stai facendo sì. la cosa più naturale del mondo, come quella di diventare mamma, anche lì arriva un po' di tensione. Arriva sicuramente tensione, perché ecco, la gente ti dice pure lì che cosa fare, fa il corso preparto, respira così, mangia colà. Anche a me dicevano per esempio non bere Coca-Cola, io ero un'appassionata di Coca-Cola, non la bere perché i bambini poi vengono iperattivi. Io ho smesso di berla, o quantomeno ne ho quasi smesso, e mio figlio non era iperattivo, molto di più di iperattivo, quindi insomma anche lì sono consigli inutili. Come tu strutturi il libro? Come
Guarda, come lo delineiamo dall'inizio alla fine? Io appunto inizio facendo queste citazioni sul periodo preparto, quindi tutta la gravidanza, insomma, nel periodo in cui appunto ti dicevo qualcuno ti racconta, insomma, racconti orribili, e quindi uno arriva già al parto un pochino in ansia. E poi da quando il bambino è a casa, quindi diciamo tutto quello che riguarda le poppate, il sonno, e poi mano a mano che cresce anche imparare a mangiare da solo, a dormire da solo, perché anche lì ci sono dei vari metodi che esistono, insomma, per farlo dormire, per abituarlo a dormire, ma anche lì è una questione del tutto personale per ogni bambino. Anche mi dicevi una volta ti avevano consigliato come farlo mangiare il bambino. Sì, come farlo mangiare. Quali erano le tecniche che no, ti dicevano? Tienilo a digiuno per, se non vuole mangiare per un periodo di tempo, non lo far mangiare né pranzo né cena, poi ti chiederà lui da mangiare. Mio figlio non mi chiedeva niente. Oppure metti a tavola tante cose, il bambino guarda con gli occhi, gli viene fame, e invece non gli veniva fame assolutamente. Quindi insomma... Assolutamente sconsigliamo questi consigli. Sconsigliamo questi consigli. Poi certo, magari per qualcuno vanno anche bene, però in linea generale è meglio aspettare e riuscire a capire il proprio bambino. Tu all'interno del libro scrivi bene e dettagliatamente quelli che sono stati i consigli che ti sono stati dati e con i quali non ti sei trovata bene, e invece quella che è stata poi la tua esperienza, descrivi anche, diciamo, questo? Sì, descrivo anche, cito anche delle esperienze, insomma, personali, e poi sì, racconto i consigli che più o meno sono stati dati a me, ma più o meno sono quelli che vengono dati un po' a tutti alle neomamme. Quindi questo libro è in particolar modo sicuramente per le mamme o per le future mamme? Per le mamme, per le future mamme, per le mamme proprio, diciamo, neomamme, mamme che si approcciano al primo figlio, insomma. Sì. E in questo momento, ad esempio, anche perché magari ci sono state mamme che, non so, immagino, hanno avuto un'esperienza un po' forte e poi hanno paura ad avere un altro figlio. Sì. Anche questi, no, sono dei casi che sicuramente possono accadere, a cui si può andare incontro. Quindi quello che tu ti senti di dire a una mamma, che cos'è? Di stare tranquilla, che con i primi, insomma, appena torna il bambino a casa, con i primi tempi riuscirà a capire bene il proprio bambino e riuscirà a capire le esigenze. Quindi prendere i consigli un pochino con le pinze e non seguirli in maniera dettagliata, e sapere anche che a volte sono totalmente inutili. Anche perché c'era un vecchio detto che diceva che i figli inutili capisce la mamma, quindi esatto, voglio dire, sì, chi più della mamma comprenderà, sì, il figlio senza sapere nulla e senza essere mai stata mamma. Alla fine mamma lo diventi quando mamma il bimbo nasce. Mamma lo diventi, sicuramente. Quindi tu puoi dire assolutamente che la tua esperienza di maternità è stata un'esperienza bellissima, nonostante tutto, accantonati consigli. Assolutamente, assolutamente. Consigli a parte, comunque è un'esperienza sempre bellissima. Chi più chi meno, poi alla fine i bambini crescendo imparano a gestire sia il sonno che il mangiare e tutto il resto. Quindi assolutamente è una gioia questa da vivere, immensa, quella di diventare assolutamente mamma. Assolutamente sì. Allora noi sicuramente invitiamo tutte quante le nostre lettrici a vivere questa gioia meravigliosa e unica come quella di diventare mamma, e soprattutto di viverla con serenità. E noi vi diremo qui tutti i consigli da non seguire, o quantomeno bambini sconsigli per l'uso. Grazie mille Francesca Martellino grazie per averci parlato del tuo libro. Grazie, grazie.